capitolo, Fiamme Gemelle, un tema abbastanza importante secondo me, che mi è venuto in mente perché ieri stavo leggendo un libro che si chiama Arcangel Miguel Aiutame, che in italiano significa Arcangelo Michele Aiutame, e si parlava anche del libero arbitrio, in cui spiegava la visione, una visione forse un attimino diversa del libero arbitrio, e mi sono venute in mente, ovviamente, come sempre, le Fiamme Gemelle, che sapete che poi io collego sempre tutto quello che leggo al percorso di Fiamma, e quindi ho detto perché non parlarne con chi mi segue di questo argomento. Allora, scusate, ma vado anche su Instagram perché credo che comunque questo sia un argomento importante. Non penso sarà una diretta lunghissima, però comunque è giusto che la seguano anche chi non ha Facebook, perché c'è anche chi non ce l'ha, chi ha fatto questa scelta di non avere Facebook. Mamma, che faccia, ragazzi, che capelli, ma che se ne frega. Perché poi quando mi collego in Instagram dal telefono è un po' una definizione migliore. Ciao follower di Instagram, questa direttina estemporanea di oggi su Libero Arbitrio e Fiamme Gemelle. Allora, per chi non mi conosce, io mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica e Fiamma Gemella riunita da quasi 3 anni e mi occupo specialmente di accompagnare le Fiamme Gemelle nel loro cammino di riunione, non tanto con la fiamma esterna, ma con la fiamma interna. Perché visto che la Fiamma Gemella sei tu, se ti unisci a te stesso completamente, in toto, con completa accettazione, puoi unirti anche con la tua fiamma. Ok, quindi questo è un po' quello che faccio. Ovviamente poi per chi non mi conosce vuole conoscermi meglio, per chi mi segue su Instagram, nel link in bio c'è appunto il link del mio blog www.camminospirituale.com, mentre per chi mi segue su Facebook il link è comunque www.camminospirituale.com. Ok, allora oggi, quindi salutiamo anche le 3 persone che mi seguono sulla pagina adesso. Allora, oggi Fiamme Gemelle e Libero Arbitrio. Ciao lo sguardo. Allora, molte persone dicono che le Fiamme Gemelle non hanno il libero arbitrio, ovvero c'è la riunione e punto. Allora, questo nel senso che le fiamme gemelle non possono uscire dal cammino di fiamma. Perché? Perché comunque sei una fiamma, quello è il tuo cammino, e su quello non si scappa, ok? Quello è il tuo cammino e quello fai. Però c'è anche il libero arbitrio, anche per le fiamme, su una cosa, che è quello che appunto c'era scritto in questo libro, anche Miguel Aiutame, che spiegava secondo me molto meglio, in maniera molto più semplice, che cos'è il libero arbitrio e come tu reagisci agli eventi. Ok, quindi tu puoi agire sia nella luce che nell'ombra. Agire nella luce significa agire nell'accoglienza, nella comprensione, nell'amore. Agire nell'ombra significa agire scegliendo la via della rabbia, del dubbio e della frustrazione. Quindi, che cosa c'entra questo alla fine con le fiamme gemelle? Nel momento in cui magari tu vedi la foto della tua fiamma su Facebook con la sua nuova ragazza, perché magari era singola e tutto d'un tratto
scopri che c'è la fidanzata, perché vedi la foto nuova del profilo o cose così. Beh, cioè, è proprio il primo esempio che mi viene in mente. Tu puoi usare in quel momento il tuo libero arbitrio, ovvero puoi accettare il cammino della tua fiamma in quel momento. Quindi accettare questa persona che in questo momento è nella sua vita, che molto probabilmente sarà un'anima gemella che ha il compito di fargli comprendere alcune cose molto importanti per il suo cammino di fiamma. Quindi giungere anche, tu pensa che lo puoi fare, a ringraziarla perché gli sta insegnando delle cose molto importanti per il momento in cui avverrà la riunione, oppure la puoi odiare con tutta te stessa. È libero arbitrio. È libero arbitrio. Quindi, e Michelina è d'accordo che arriva. E quindi questo è il libero arbitrio delle fiamme. Scegliere con che energia affrontare le difficoltà del cammino di fiamma. Non se fare o meno il cammino di fiamma, perché tu sei una fiamma e il cammino che tu fai è un cammino di fiamma, perché sei una fiamma, ok? Quindi anche nel momento in cui tu comunque scegli la via della rabbia, è sempre un cammino di fiamma. Perché? Perché arriverà il momento in cui non ce la fai più con questa rabbia, in un modo o nell'altro la vuoi trasformare. Ok? E poi quindi passerai alla luce. Quindi libero arbitrio delle fiamme dov'è? È scegliere come vuoi affrontare il tuo cammino giorno per giorno, è scegliere se stare in vibrazioni di luce, anche quando sembrerebbe qualcosa di veramente impossibile, o stare nelle vibrazioni dell'ombra perché ti fai prendere dal loop interno, dagli schemi interni, dalla gelosia, dalla possessività, dall'egocentrismo, o farti prendere dall'amore e dall'accoglienza del cammino dell'altro. Io penso che questo sia un concetto veramente importante oggi, eh? Allora, Federica, Crystal, è molto vero ciò che dici, grazie di cuore. Di niente, Crystal Bell, di niente. Quindi le fiamme gemelle hanno il libero arbitrio? Sì, nel senso però potete scegliere se fare il cammino nella rabbia, nel rancore, nel dubbio, nella frustrazione, o scegliere se fare il cammino nella compassione, nell'accoglienza, nell'amore. Quindi questo era il mio semplicissimo messaggino di oggi, molto veloce, ma penso molto molto importante. Quindi, se vedete che siete in un momento nella rabbia, o siete nel dubbio, o siete nella frustrazione, trasformate quell'energia in energia di amore e di accoglienza. Maria Cristina, ci vuole leggerezza, nessuno ci appartiene. Bravissima Maria Cristina. A me fa venire in mente una frase che mi disse l'Arcangelo Michele, non mi ricordo quale occasione, però mi disse una frase che è molto importante e che ha cambiato la mia visione di tutto, cioè di tutto, proprio di tutto, che è: nulla ti appartiene, tutto ti è in prestito. Questo è qualcosa di veramente, secondo me, essenziale anche per il cammino di fiamma. Perché tutto ciò che avviene nella nostra vita
È perché noi lo chiediamo all'universo con le nostre vibrazioni, con i nostri desideri. Ma ciò che noi chiediamo ci viene dato in prestito, non ci appartiene. La stessa cosa è per la fiamma, non vi appartiene. La fiamma non è un oggetto. Quindi quando facciamo i gelosi, quando magari appunto il fiammo, la fiamma, si ritrova ad avere un rapporto con un'anima gemella, cioè, magari voi iniziate con il vostro loop, no, perché è mio, io devo portarglielo via, alta perché non è, non ha peluche, ok? È comunque un'anima che sta facendo un cammino che è difficile tanto quanto il tuo. Perché è lo stesso cammino. E come è difficile per te, è difficile anche per lui. E tu pensa quanto può essere difficile per lui, che magari non sa nulla di spiritualità. Non sa nulla di anime gemelle, di fiamme gemelle, non ne sa assolutamente nulla e completamente, magari a digiuno. Pensa quanto può essere difficile per lui, essendo a digiuno di questi argomenti. Quindi, ben venga se arriva una anima gemella che lo aiuta in un processo di pulizia interiore. Ma Dio grazie, almeno magari acceleriamo un attimino la cosa. Quindi ringraziamo sempre qualsiasi cosa arrivi nel nostro cammino e anche nel suo, perché ricordatevi sempre una cosa, che Dio, angeli e arcangeli non mettono mai nulla sul nostro cammino che può farci un danno. Qualsiasi cosa che arriva nel cammino dovrebbe essere visto come una benedizione, anche se in quel momento sembra completamente tutt'altro. Ma createvi un mantra personale del tipo tutto ciò che accade è per il mio sommo bene o qualsiasi altra cosa, perché davvero ricordatevi sempre, qualsiasi cosa che accade è stata posta sul vostro cammino dalla vostra anima al momento in cui avete scritto la vostra storia. Primo. Secondo, angeli, arcangeli e Dio non mettono mai nulla nel vostro cammino che possa nuocervi. Quindi ringraziate sempre, prendete l'abitudine di ringraziare. Maria Cristina Felci, non sarebbe amore incondizionato, bisogna solo gioire della sua esistenza. Bravissima Maria Cristina. Amore leggero come una nuvola. Bella, mi piace questa espressione. Grazie Mose, grazie. Ok? Quindi potete veramente scegliere se intraprendere il cammino della luce o intraprendere il cammino del buio. Perché intraprendere il cammino della luce significa intraprendere il cammino dell'amore incondizionato, della gioia, della gratitudine e così via, e dell'accettazione. Prendere il cammino dell'ombra significa prendere il cammino della rabbia, della frustrazione, del dubbio. È tutta una questione di energia. Tu nel momento in cui cedi alla rabbia e al dubbio, stai cedendo al cammino dell'ombra. E quando alzi le tue vibrazioni, ritorni al cammino della luce. Quindi è questa la scelta che hanno le fiamme gemelle. Come reagire agli eventi che si interpongono nel cammino. Meno, io la vedo così. Ovviamente uno può essere in accordo o meno, siamo qua per confrontarci, assolutamente. Allora, per chi poi vuole parlare con me, vuole prendere un appuntamento, vuole fare un percorso, mi scrive sul mio profilo Instagram, lisa.coda-fiammegemelle dovrebbe essere, oppure mi può scrivere una mail, lisa.sigliacoda@libero.it,
Mi può scrivere sul diario delle Fiamme Gemelle, che è la mia pagina Facebook, e sul mio profilo personale Facebook, Elisa Silvia Coda, sul profilo Facebook, scusate, sul profilo Twitter anche, che è Cammino Spirituale. Insomma, avete tutti i modi possibili e immaginabili. Ciao Federica, prego tesoro, ciao Antonella, ciao Francesca, ciao Maria Rosaria. Ok, per oggi questo è tutto. Vi mando un bacio grande grande, alla prossima. Ciao! Ok, compartire. Oppla, che cade tutto. Ciao a tutti anche sul gruppo. Termina. Trillilli, fine. Ok. Ciao a tutti anche sulla pagina. Buona domenica. Ah, e vi ricordo che potete vedermi in differita su YouTube. Ciao!